Sarei diventato ricco sfondato. Me l'ha detto la voce. La stessa voce che ha parlato a Giovanna d'Arco. Sai quella ragazza che ha preso fuoco? Beh, era una voce calda e profonda. Troverai una miniera d'oro. Così mi ha detto. Una miniera tutta d'oro. Io ho piantato tutto e ho cominciato a scavare. Ero appena un ragazzo allora. Pensa che non mi ero ancora beccato il primo scolo. Scusa, tu conosci Red Temple? Quello che si fa pagare per uccidere. Te la rendo dopo, eh? Scusa se ti disturbo. Sei tu, Red Temple? E allora? Ecco, mi servirebbe che mi ammazzassi un bastardo. Quanto offri? Tutto quello che ho addosso. Ho fuori il cavallo e la sella. Ti do anche quelli. Mica è un affare. Ci metto anche questi. Devi proprio odiarlo, quel bastardo. Chi è? Si chiama Jonathan Harold Poe. Ma è meglio conosciuto come Gipo. Mai coperto. Sono io. Sì, sono io. Ognuno può suicidarsi come gli pare. Non voglio farti soffrire, vedi, sono un poeta io. Te la caccerò dritta dritta nel cuore, la pallottola. Tu!
aveva ammazzato mio fratello. Ehi, 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 ma, aspetta! Ehi, amico! Grazie. Tom, dacci da bere. Ti devo chiedere un favore. L'avevo chiesto a quello là perché ero persuaso che fosse la prima pistola di tutto il Texas. E invece era la seconda. Ha ragione, era la seconda. Vuoi mangiare? Serviti pure. Oh, aspetta! E che lascio? Li stiva già morto? Aspetta. Stammi a sentire, ho da proporti un affare. Ehi, la mia padella! Veramente un grosso affare. Ma aspetta. Ma guarda quello. Oh, e chi glielo dice? Oh, quello spara. Aspetta! Padella, guarda. Aspetta. No, non sono uno straccione come sembro. Potrei comprarmi tutte le vacche che ci sono qui intorno. E parlo sia delle bestie che delle donne, naturalmente. Ah, sì? Hai proprio un bel cavallo. Come si chiama? Qual è il nome più importante che conosci? Che ne so, George Washington. Ha detto che va bene. Si chiama Washington. Sì, ci somiglia pure di profilo. Allora, ascolta bene, ti va di guadagnare del denaro? Tanto denaro? E dico sul serio, sai, io... Mi senti i miei polmoni, non ho tempo da perdere. Il dottore mi ha dato pochi mesi di vita, sempre che mi tengo lontano da Bacco, Tabacco e Venere. Se no, orizzontale. Cavoli tuoi. Tutte le volte che mi hanno offerto del denaro, c'era sotto una fregatura. Ah, ma qui si tratta di $1,000,000. 2 milioni. 3 milioni. E forse di più. Ho scavato per anni e anni. Ho rifatto la geografia. Dove c'erano valli ho lasciato montagne. E le montagne le ho schianate. Tutto da solo. Perché nessuno mi credeva. Nessuno di quei puzzoni che dicevano che ero un fissato. Poi finalmente l'ho trovata. Che cosa? La miniera. Mamma, che dinamite! È solo peperoncino. Ma è dinamite. È un po' saporito, ma ammazza i microbi. Lo vedi? Stai già un po' meglio, eh? Ci vuole altro per i miei poveri polmoni. La verità è che sono stati la fame e il freddo a ridurmi così, eh? Una volta ero sano e forte, guarda come sono ridotto. E la colpa è di quelle carogne che non mi hanno aiutato quando ne avevo bisogno. Ed è per questo che ho deciso di farmiela pagare. E allora lo sai che cosa ho fatto io? No. Pensa che idea, per vendicarmi ho nominato eredi universali quei 4 farabutti bastardi, figli di buona donna che mi hanno sfottuto più di tutti gli altri. Eredi universali? Sì. E che cavolo di vendetta è? E tu non la conosci, l'avidità della gente? Adamo, non ce l'era sposata Eva. Questo vuol dire che tutta l'umanità è fatta solo di figli di puttana. Quei 4 fetenti scanneranno per mettere le unghie sull'oro della miniera. E io che dovrei fare? Voglio che entri nel gioco.
con un ammazza cristiani come te la vendetta è più sicura. No, no. Lo hanno voluto loro. Mi dispiace, nonno. Hai sbagliato indirizzo. Io non sono uno che cerca rogna. Sei mai stato là dentro? È un posto veramente coi fiocchi. Vieni, ti offro da bere, andiamo. Andiamo su, cammina. Ehi, Washington. Aspettami davanti all'ingresso. Ecco, bravo, vieni. Ah, no, entriamo da quella parte. È la migliore. Sai, quando stavo bene, ero un cliente fisso. Ma che diavolo ci fai con quegli stivali? Mi servono per le grandi occasioni. Questa è un'occasione di niente. Ehi, se vuoi amarmi, per null'altro sia, se non che per amare, non dire mai t'amo per il sorriso e per le chiome. Mi diceva sempre, fai il mestiere che è l'unica cosa che rende a questo mondo. E io l'ho fatto, sono 30 anni che lo faccio e che ti ritrovo alla fine, 20 dollari e 70 e 50 anni sul groppone. Ehi, guarda chi si rivede, sempre in gamba in c'è molto. Che bravo il vecchietto, hai deciso almeno di provarci oggi. Provare, sai. Io infatti. Ci troverai sempre. Ancora. Mi piace. E sono qui, tutto per te. Non sa quello che perde. Ehi, maschione, te la vorresti fare una bella cavalcata senza sella? Chi viene con me? Tu. You've got to be me, where the bullets fly. La salute me lo permettesse, mi farei vedere io. Buone, buone ragazze, buone. Sarà per un'altra volta, eh. Vieni. Vieni con me. Lascia stare, aspetta. Verrai un'altra volta, vieni. Poi torno, bimbe. It depends on you. Don't let your heart sing. Where the bullets fly, fate won't be kind if you not the way you see. So be aware, don't let you tie down. Where the bullets fly, it depends on you. Why should you be me when you're back in town? If you want me, it's not a rabbit foot you need. What you can do. Hey, Smith. Il capo ti aspetta fuori. Smith. Ma io mica mi chiamo Smith. Where the bullets fly. Fate would be kind of you. Not the way you think. So be away. Don't let you tie down. Where the bullets fly. It depends on you. Bella, bella. To be me, where the bullets fly. I tell you why it's not a rabbit foot you need. Only your hate can put a man down.
where the bullets fly, it depends on you. Don't let your heart sink. Where the bullets fly, fate won't be kind if you, not the way you feel. Un pezzo di pepita. So be aware. Don't let you tie down. Merda. Where the bullets fly, it depends. Guardala bene. Why should you be me? Be your back and down. If you want me. Sembra graffiata. È graffiata di fatti. Quella pepita era grossa così. Ci ho inciso sopra la mappa per arrivare alla miniera. L'ho rotta in 5 pezzi. Uno è il tuo. Gli altri 4 li ho già mandati a qui. A quei farabutti dei miei eredi. Not the way you think. So be away, don't let you tie down. Where the bullets fly, bella. It depends on you. Rupert, sei favolosa, sei uno pianto. Faceto, faceto, vieni qua con noi, Rupert. Lo sai che mi piace? When you're back in town, un bacetto. If you want me, it's not a rabbit foot you need. What can you do is to hold me tight. Where the bullets fly, it depends on you. Calore, nonno? Mi sento un leone affamato di carne fresca come la tua. Andiamo, è l'ora del pasto. E allora vieni a mangiarmi. Senza impegno, però, eh? Ehi, amico, ti sei dimenticato il sasso. Ti ho detto che è roba tua. E sbrigati a cercare gli altri 4 pezzi. Comincia da qui dentro. Il primo ce l'ha il proprietario. No, no, ripigliatelo. Sono abbastanza grande per credere alle favole. E poi... questa storia non mi interessa. Fai male, caro mio, molto male. Fai conto, guarda che sia l'ultimo desiderio di un condannato. Va avanti, in vanno, Netto. Stanza 14. Io ti raggiungo subito. Sbrigati che se mi passa il momento... Le donne! Vogliamo le donne! Ehi, ragazzi! Guardate qua! State indietro! Prima vogliamo i soldi! Abbiamo venduto le mani! Calma, ragazze! Sono le donne, hanno portato i verdoni! Allora possiamo farli salire oggi? Sì, però cerchiamo di organizzarci per bene, eh? Qui c'è roba per tutti, merce d'alta classe, ma comportiamoci correttamente ed evitiamo di fare casino. Neanche al casino si può più fare casino! Guarda, silenzio! Ehi tu, cerco il padrone. Non c'è, è andato via. Ma è andato via dove? Non lo so. Cominciamo con l'annegare la puzza di va. Tutti a lavarsi come al solito, via! Vedi che si esce fuori! Fuori, avanti! Io sono Mamie, vai a lavarmi! Avanti, avanti, muovete le chiappe voi, su! Ehi, Bella, dov'è il padrone? E che ne so io faccio la puttana! Ma che vi alzi, forza! Avanti, ragazzi, oggi facciamo il tutto esaurito! Sì. Oh, che mi sono elettrizzata! Ehi, fate scendere! Forza, dentro, correre, correre! Dai, su, pacchito! Avanti! Forza, avanti, gentiluomini! Svelti, su! Ehi, che fai, mi tocchi il culo? A te! Via, via, che
po'. Che fine ha fatto il proprietario di questo oratorio? E chi lo sa? Ha avuto una crisi religiosa. Ha cambiato mestiere. Grazie. Sta a sentire, Zolfanello. Gradirei una risposta precisa. Gesù, nel ballatoio, in fondo a destra. Sì, sì, è l'ultima porta. Dunque, vediamo, Jeanette, tu vai alla 9. Eccomi. No, no, tu aspetta, bel moretto, aspetti. Butterfly, tu alla 15. È la 15. Eccomi. No, no, ti ho detto di aspettare, non è servito a niente. Porta vedo la 18. Ecco, vedo la 18. Aspetta, ti sfogherai dopo. Mi fumano proprio a quelli. Adesso tocca a te, Fiordicino. Stanza numero 4. No, voglio questo. Su, vieni, bella. Vieni, che nelle notti di tempesta ogni buco è un porto. Ma io veramente... Stai in te. Signora, sono poco pratico. Non preoccuparti, sarò la tua nave scuola. Lascia fare a me, Coccobello. Su, muoviti, Giuseppe. Prendi il tuo, camera 14. No, 14. No, vabbè, io l'ho già segnata due volte. Ma che ci combini con la 12 o la 7? Piazza sotto. Ehi, tu, vieni a dargli una mano al tuo amico tutto ricco. No, aspetta. Dai, Jacqueline, tocca a te. Jacqueline, mettila alla 16. Sì, alla 16, scrivi, devi, brava. Siamo già a 150 dollari. Allora vediamo. No, aspetta. Lulubel, io non ce la faccio più. Lulubel, vieni. Vieni tu con me. Io ti do tutto quello che ho. Basta che vieni tu con me. Lo vedi questo? Guarda, è tutto tuo. Tutto, Lulubel. Non sai dove te lo devi mettere quel biglietto? Dove? Tocco, per 50 dollari te ne do un paio. Stella, fatti sotto. Andiamo. Tu Mamie, altri 50. Adesso tocca a Millie, avanti, Millie, calma ragazzi. Millie, segnala la 19, Va bene. Guarda quello. Sono proprio assatanati, eh. Non sai quello che ti aspetta, figliola. Una bella dormita. Vieni. Ce la farai almeno a salire le scale. Aspetta ancora un momento. Tu beccatene un altro. Ma io allora? Oh, finalmente soli! Oh, no, bello! No, veramente, signora, io ci ho ripensato, signora. Dai, stupidone, no, vieni! Non me la sento, non... Oh, sì, no, te lo sentirai, no, sono stanco. Lascia fare a me! Sono stanco, non me la sento proprio. No, dai! E poi non mi ricordo più come si fa, signora. Segno tutto io, vieni, no, su! No, signora! Non aver paura! Avanti. Sta buono. Se cerchi anche tu la pepita, è meglio che aspetti il tuo turno. Dì il cinturone, fringuello. Ragazzi, non vorrete mica farmi del male, no? No, il solito cagazzo. Ehi, sono qui, vieni qua. Se tu permetti voglio aiutarti, posso darti una mano? Scusa, ecco, guarda, fai una cosa. Sì. Mettiti così. Ah, grazie. E fermati! Oh!
Sheila Brown. Si direbbe che non abbia rinvenuto la pepita di Jeverlock. Boh. Allora, aspetta un momento, eh. Che c'è? Prendi che... Ti dà la carica, eh? Ti porto... Ole! Tutto questo è molto spiacevole. Un contrattempo veramente irritante. Sì, però c'è ancora Jack il bisonte lassù. Ancora non è nato l'uomo capace di suonargliene. Poco male. Abbiamo perduto soltanto una battaglia, non la guerra. Chiaro? Dolente di disturbarti, ma sono ancora alla ricerca di quel famigerato pezzo di pepita. Dov'è? Se non lo sei tu che hai ammazzato il principale. È astuta la fanciulla. Ma non la portava addosso e mi pare palese che devi averla nascosta qui. Hai 24 ore di tempo per reperirla e consegnarmela. Ho detto 24 ore. Altrimenti farò un rogo di questa casa di meretricio. Con dentro te e tutte le tue corpivendole da 4 soldi. Ripigliati il tuo sasso, vecchio. Il gioco è troppo pesante per me. La vendetta è già cominciata. Alla salute. Alla tua, cowboy. Sei rimasto solo, cowboy? Capita pure a me. Più c'è confusione e più mi sento sola. Ma perché lo tieni nascosto? Chi? La buon'anima del proprietario. Perché aspettavo qualcuno che me lo chiedesse. Qualcuno con un sasso come il tuo. La conosci anche tu questa storia? E ci credi? Certo, guarda che la miniera esiste. Una pepita così mica si trova nell'immondizia. Ne aveva uno uguale anche la buon'anima. E che fine ha fatto? È al sicuro. Ce l'hai tu? Forse. Ho incontrato degli angioletti. La stavano cercando anche loro. Stacci attenta. È come tenere in mano un parafulmine in mezzo al temporale. Lo so. Ho bisogno d'aiuto. Tu hai la faccia pulita, anche se non te la lavi. Se vuoi diventiamo soci. Troviamo gli altri pezzi di mappa e ci dividiamo l'oro della miniera metà e metà. No, questa è una faccenda che costa troppa fatica. E poi rischio di rimetterci le penne. Beh. Fa come ti pare. Troverò un altro. Buonanotte. Aspetta.
Forse possiamo trovare il modo di metterci d'accordo. Ah, posso anticiparti qualche dollaro per le prime spese? Allora, ti va? Soci? No. No, no, una stretta di mano va bene per i commercianti di bestiame. Serve per salutare gli amici. Persino i senatori si stringono la mano per fregarsi a vicenda. Però non va bene fra un uomo e una donna. Senti, non vorrei mica che venga a letto con te per firmare l'accordo. Brava! Sei furba. Vedo che realizzi subito, eh? Ecco, tu invece non hai capito niente. Se ci hai fatto un pensierino, levatelo dal cranio. Sono una cantante, non una puttana. Se hai bisogno di scaricarti, non hai che da scegliere. Sei nel posto giusto. Ma forse non mi sono spiegato bene. Ma è proprio te che voglio. Ti ci verrà la muffa a forza di aspettare. Io non mi muovo finché non ti decidi. Il fatto che mi hai trovata qui non ti autorizza a pensare che... Insomma, io non sarò il fiorellino di campo, ma a letto ci vado solamente quando voglio bene. E mai con uno come te, capito? Venisse la fine del mondo con uno come te, non ci vado! Chi è il terzo concorrente alla lotteria? Un allevatore con la bocca d'oro. Si chiama Slattery, Tom Slattery. È lui che ha fatto secco il padrone di questa baracca. Proviamo a combinare un incontro al vertice. Ah, scordatelo. Ha un mucchio di scagnozzi con certe scatole smaltate di bronzo. Se vogliamo fregarlo, dobbiamo assolutamente inventare qualcosa. Chi era? Uno che ha ammazzato mio fratello. Di Chicago. Voglio parlare con il patrono di questo schiaffino. Sta scendendo. Dirmelo. Un drink.
Va tranquillo. E di chi è morto quello fetoso? Di piombo. Vuoi dire che l'hanno fottuto? Proprio così. Con una Remington 48. Ah. Calibro 44. Minchia, e perché? Per rubargli un sasso. Per rubare un sasso? Maybe... come questo? Sì, può darsi. Non mi dica che anche lei è collezionista. Chi lo ammazzò? Ah, vuoi saperlo, eh? Uno che va per le spicce. Uno che quando si mette in testa una cosa, lo tiene sempre. Voleva la pepita del morto e l'ha avuta. Esatto. Dicendo che se ne sbatte se qualche fesso gli si mette contro. E ricordi come ha sistemato Bill Hitchcock? E Billy Kidd? Bang bang e quello è rimasto secco come un baccalà. E i fratelli Dalton? Bang bang e ha sistemato pure quello. E Peacock Wild? E Jess James? Bang bang, due cadaveri. E Johnny Mancino. E Joseph Lockie. E la banda dei sette. E Tom Nebraska. Giannette, ma come minchia è questo schifosissimo Son of a Bitch? Tom Slattery, ma... Tom Slattery? E dov'è sua casa? Ah, lo Strong Ranch. Non volete mica andare da lui? Yes, why not? E perché no? E quello prima d'ammazza e poi discute. È un duro. Perché io sono mollo? Se vede che non conosce Luke Cappone, a Chicago quante people sente mio nome si chiude nei cessi. Non ci sono cessi da queste parti. Quella fetentona deve sedarmela la pepita che fregò all'anima morta benedetta. Ah, Mr. Cappone, non si faccia illusioni. Quello non ci pensa nemmeno. Ah, io lo dico per voi, eh. Che figura ci fate a tornare a Chicago morti? Shut up, dicimi dove sta questo Strong Ranch. È a 30 miglia da qui, su a nord. È un posto pieno di gente che gli fumano. Fate bene attenzione. Lui, stia attento, bentamati. Come on, Jennery, let's go. Yes, boss. Facciamo vedere a questo fetoso cosa vuol dire non essere nato a parte nico come a me. Com'è la strada? No, ottima, come una passeggiata nel parco. What's your name? Mi chiamo Lulu Bell. Ti mando una mia fotografia, con dedica scritta a mano. Grazie. Ehi, Jack. Prendi la scorciatoia e corri da Boccadoro. Avvertilo della visita di questi signori. Subito. Slattery gli preparerà una bella accoglienza. Si scanneranno a vicenda. Così prendiamo due piccioni con una fava. E almeno uno dei due... ce lo leviamo di torno. Paese di merda. Gennarino, vai e vedi quante profondità, eh? Io? Yes, tu vai, vai! Santo Gennarino! Come on, come on! Vedi se possiamo fare attraverso. Fino all'altra sponda! Oh. Yes, boss! Yes, boss. Io non mi fido di quello fesso. Prendete un sedile e portatemi dall'altra parte del fiume. Un boss deve essere primo nel pericolo. Però voi venite subito dietro con la macchina, eh? Yes, hai comanda, capo. Come on, boy. Presto!
Dante, ma che abbiamo bucato? Tengo la gamba sifolina, boss, trema col peso. Il fondo comincia a salire, siamo all'asciutto! Bene! E ci siamo giocati a Gendarino! Ma che fate? Andate avanti, avanti! Avanti, Gennaro, controllo, controllo! Ma chi è questo bastardo? Gran cornuto di pace, figlio di puttana! Tom Slattery, vieni avanti! Tom! Sono raffreddato! Tom Slattery, vieni avanti! Tu a voi sei molto schifoso! Tom Slattery, so che sei là dentro, vieni fuori senza armi! E non fare scherzi da prete! Tutto prima che arrivo io. Quella l'ha fottuto questo, ma questo che l'ha fottuto? Mi vogliono fregare queste schifosissime carogne. È un trucco, ragazze, sparate! Che succede? Mr. Capone!
l'abbiamo fatta. Solo che quei dannati tagliaborse di Chicago ci stanno decimando tutti i subalterni. Dobbiamo organizzarci, Brown, prezzolare dei pistoleri. A quella specie di cappone voglio divaricargli lo sfintere. Tu che ne dici, Brown? Non sono bravo, Mr. Slattery. Di vacca. Guarda chi c'è. Mica era nei patti che la Pepita te la fregassi tu. Era un lavoretto troppo pericoloso per una donna. Balle. A chi vuoi darla a intendere? Volevi fottermi come hai fatto con quello, eh? Beh, la società è rotta. Ma no, scusa. Era un lavoro troppo difficile per te. E per questo t'ho lasciata a casa. Allungami la Pepita. Avanti, vedi di spicciarti. E non cercare di fare il furbetto. Sputa anche quell'altra. Quella che t'ha mollato il vecchio. Se la vuoi, devi venire a prendertela. Bastardo, vacci tu a prenderla. Ehi! Facci piano con quello sputafuoco. A forza di sparare potresti anche coglierci. Caccia subito quel sasso, sporco maiale. Se il conto l'hai tenuto bene, lo sai che ho un altro colpo qui dentro. Quindi fuori la Pepita o te lo piazzo in fronte. Washington! Washington! Ah! Thank you.
Vieni dal caldo. Siamo ancora soci. Uno che ha ammazzato mio fratello. Già arrivati. Fila a casa. Il tempo si è gastato. Posso sbagliarmi, ma qui cominciano a volare le pallottole. E tu dove vai? Da Lucchi Cappone, a farmi dare il suo pezzo di pepita. Vai da solo là dentro. E come pensi di fare? Con le buone maniere. Sono un ragazzo educato, io. Come no? Ma i cimiteri sono pieni di ragazzi educati. Washington, portala a casa. Ehi, ma fermo, fermo, bestiaccia! Ma brutto figlio di una somara! Sta fermo! Vivo, richiamalo! Ah! Glory, glory, alleluia! Davvero? Voglio parlare col capo. Che cerchi? No, 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 lo dico soltanto a lui. Fallo trassere dentro, Rocky. Attento, dove ti piaci? Allora, che vuoi? Dicono che sono più svelto di tutti con la pistola. Se cerchi lavoro hai sbagliato address, ho già i miei boys. Sono molto più svelto anche di loro. E allora? E allora, se non ti sbrighi a mollarmi il tuo pezzo di pepita, ti faccio un terzo occhio in mezzo alla fronte. Qui. Eh? Hai 10 secondi di tempo per deciderti. Fermi! Se qualcuno, uno qualsiasi, si muove appena con un dito, t'accoppo subito. Simpatico, incosciente ma vero e simpatico questo fetoso. Che ne dici, Gennarino? Appena mi spari, i miei boys ti fanno in tante piccole pezze che per rimetterti insieme non bastano tutti i meccanici del mio amico Ford. Forse, ma a me frega poco. E quando mi ammazzeranno, a te te ne fregherà ancora meno, perché ti avrò già stecchito là su quella poltrona. E ricordatelo bene, hai 10 secondi di tempo. Mica peraltro, io so contare soltanto fino a 10. 1. Sta bluffando, boss. 2. 3. Stai bluffando, vero? 4. E che credi di essere questo? Di Pagacerno? 5. Ma che cosa stiamo aspettando? Proviamo a farlo fuori. 6. Calma, ma che vuoi provare? Questo è schifoso sparato a me, noto io. 7.
Boss, se fossi al tuo posto, non mi calerei le brache. Otto. Ah, nemmeno io le calerei se ci fosse tu al mio posto. Nove. E riprendete questa schifosissima pepita. Ma non farai molta sciata, te lo dice Lucky Cappone di Chicago. E levami questa cotoletta fetosa dalla faccia. Sparagli, Tom. Va all'ombra, Washington. Ah, che meraviglia. Adesso ne manca uno solo per completare la mappa. Poi? E poi troveremo la miniera. E poi? Poi diventeremo ricchi sfondati. E poi? Potremo campare come ci pare, sbattendocene di tutti. Ma allora non cambia niente. È quello che ho fatto fino ad oggi. Senti, ma a te il denaro ti puzza? No, ma ne ho visto tanto poco in vita mia
Sì, non so nemmeno a che cosa serve. La puoi comprare quest'aria che si respira all'aperto? No. E il sole? Lo puoi comprare il sole? No. E l'affetto di un amico, lo puoi comprare? Oh, questo che c'entra? È chiaro. No. Lo vedi? Non vale la pena di cercare l'altra pepita. Ah, quell'esplosione ti ha squagliato il cervello. Adesso fai pure il filosofo. Filo a chi? Filosofo, è uno che pensa. Ignorante. Uno che pensa. Che pensa uno che pensa? Sei stata a scuola, tu. Ho imparato a leggere prima di mollare i miei vecchi. E perché hai lasciato il paesello? Perché non ce la facevo più. Dicevano che ero bella e così mi tingevano tutte le mani addosso, come nell'acqua santiera. Finché un giorno è arrivato un tizio che m'ha portata via. Ne eri innamorata? Credevo di sì, ma invece era solo un figlio di puttana. Poi sono venuti gli altri. Tu sei convinto che il denaro non serva, eh? Beh, guarda, ti assicuro che se io avessi avuto qualche dollaro in più, non sarei finita qui, in questo posto, a fare da specchietto per i clienti del bordello. Nascondi le pepite, presto! Ma che ti succede? Qui! Svelta, baciami! Ehi, potevate aspettare che finissi! La signora mi costa 10 dollari! E mollami, maiale d'un guardone! Tu, levagli la pistola. Bravo. T'ho seguito fin dal primo momento. Sei stato muy abile. Complimenti. Devi venire dal mio comandante. Ma non si potrebbe rimandare. Io ho da fare adesso. Il signor colonnello Ciacorno desidera hablar contigo. Dovresti essere muy contento. È lui l'ultimo erede della miniera. Lo cercavi, no? Tenente, portatelo via. E la mujer? No, no, non ti preoccupare. La mujer l'ho pagata in anticipo. La consegna è prendere solo l'ombre. Avanti. Ma dove andiamo? Brigati e non fare domande. Faceva tanto la preziosa al bordello. Ne ho conosciute di puttane. Ma come le donne. Anda, anda! Merda. Compagnia!
piano Botello è di ritorno. Missione compiuta. Fallo venire a rapporto. Vamos. Signor sì, signor colonnello. Ecco il prigioniero, signor colonnello. Non è un prigioniero, ma un ospite. Per favore, si sieda. Lieto di vederla a Old Tipton, signor. Mi dispiace che il paese non sia molto accogliente. È stato abbandonato per un'epidemia. Avrà sentito parlare di me, no? Sì, sì, riconosco la faccia. L'ho vista in qualche fotografia. Su quale giornale? Su una taglia. Per assalto a diligenze, rapine a banche. L'esercito costa e dove trovo qualche dollaro lo prendo. Ma lascio regolare ricevuta. Io e i miei coraggiosi non siamo banditi. Ah no? E che cosa siete? Patrioti, eravamo nell'esercito regolare. Tenevamo l'ordine, anche col sangue e le fucilazioni. Però tutti avevano paura di noi. E perché siete scappati allora? Scappati noi? A ritirata strategica! I rivoluzionari volevano impiccarci. Capitano Botero, fischio! Or la nostra patria lontana! Arriva! 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 Or il signor Colonnello Cagorno! Arriva! 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 Or chi tradisce! La morte! Or chi abbandona! Voglia chi voglia! Capitano Botello, fischio! Vieni qui. Hai sentito? Non c'era da aspettarsi di meglio, a forza di patate. Date da bere al mio amico. Ritorneremo, spezzeremo le reni a quegli sporchi peone se alle loro idee sovversive di uguaglianza e di libertà. Ma ci serve dinero, mucho dinero. Tenuta del Rio Grande, anno 1870, purtroppo è delle ultime. Buoni, buoni, è un ospite, dobbiamo rispettarlo. Ma è acqua? Chiara, squisita, meravigliosa, una purissima sorgente del mio paese. Ormai l'avrà capito, l'oro del vecchio Yankee serve per i miei ideali marcescibili. Fuori le pepite in suo possesso. Me ne stropiccio dei tuoi ideali. Devo dedurre che non accetta l'onore di collaborare con me. Ah, deduca. Deduca pure. Basta, frugatelo! Il sapete qua! Sapevo! Niente, signor. Mierda. Dove hai nascosto le pepite? Mi dispiace, colonnello, ma sono debole di memoria io. Come ti permetti? Cercare le pepite e se le trovi ti decoro anch'io. Basta, portatelo via, torturatelo, terzo grado. Manos, deve hablar, por el diablo. Voglio quella miniera d'oro. Basta con queste patate. Ti dico che l'hanno rapito. Devi darti da fare, sceriffo. Raduna un po' di gente e andiamo a liberarlo, forza. Nessuno è disposto a mettersi contro la banda di Cagorno. Lascia perdere, in 20 anni di servizio ho imparato a farmi gli affari miei. Lo so, non per niente sei l'unico sceriffo del West che è riuscito a campare 20 anni. E voglio fare lo stesso per altrettanti. Con quella faccia dovresti farti un clistere, altro che gli argarismi. Niente amore! Siamo
Stammi bene e attenti. Ma visto, no? Ho paura, sono dei bruti. Siamo a fuoco. Mutande bianche si arrendono. Bandiera di resa. Che io la conservi, quella ce l'ha proprio nella mia misura. Calma ragazzi, buoni, un po' di silenzio. Chi è che comanda? Sono io. Chi l'ha detto? Sono io quello che comanda. Beh, insomma, voglio parlamentare. Sono tutto orecchie. E mica solo per dire. Un mio amico è finito nei guai. Un bravo ragazzo, uno come voi. Sareste disposti a darmi una mano? Avanti! Beh, si tratta di distribuire un po' di pugni. Ma in compenso, favore per favore. Se mi aiutate, la ditta offrirà una nottata intera gratis. Ci state? Eh? Ci state? Sì! Dove stanno queste pepite? Ti conviene hablare, se non vuoi finire marchiato come una vaca. Mi dispiace, capitano Botello, ma ho cinque buone ragioni per non parlare. Prima, perché non mi va. Seconda, perché non c'è il mio avvocato. Terza, perché mi sei tanto antipatico. Quarta, perché mi è tanto antipatico anche il tuo colonnello. E quinta, perché mi prudono le mani. Mio capitano, ti ho fatto male? Fate male!
Siamo alla resa dei conti, amico. Consegnami subito le pepite se non vuoi finire a concimare la terra. Merda! Vorrei tenerla per ricordo. No, no, non ti conviene. Sarebbe un brutto ricordo. E adesso fila via. E fila in fretta, signor colonnello. Anzi, generale, sei promosso sul campo. Grazie, signora. Generale, che aspetti? Sparisci. Anda!
ti permetti, vigliacco, torna indietro. Vamos, vamos, vamos. Su le mani, signor governatore. Ecco, così va bene. Mister Jonathan Poe, un bel sorriso, prego. Lei, signorina, faccia vedere le stupende primizie che avete tirato fuori dalla miniera. Fermi! Trattenete il respiro! Un bel piattino, sì? Che fai, tocchi? Ma che non ne sono. Ah, grazie. Ma che sono bella. Che una bella, però come brilla, brilla, brilla. Che giornata. Silenzio. 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 Silenzio, parla il governatore. Bravo, Mr. Poe. Mi congratulo. È sullo spirito d'iniziativa dei cittadini come lei che poggiano i pilastri dell'intera nazione. La ringrazio a nome di tutti, grazie. Grazie. Scusi, ma grazie di che? La sua ricchezza è la ricchezza della comunità, anche perché, come saprà certamente, il terreno della miniera l'abbiamo riscattato dagli indiani e ora è proprietà militare. Ah, e che significa? Che la miniera è dello Stato, ma che a lei spetta l'1% dello sfruttamento. È sempre una considerevole sostanza, una bella fetta, una grossa... Fregatura. Fregatura. Oh, quando... No, un momento, eccellenza. Sono John Goodfriday, l'unico figlio del vecchio che trovò il filone. Quello sfruttamento spetta a me. Faccio notare che ho presentato regolare istanza. Tuo padre mi doveva $1,000, allora me le darai tu, ragazzo mio. Il vecchio è morto mentre mi stava addosso, tocca pure a me qualcosa. E a noi? A noi non ci spetta niente. Per la legge Hood una parte spetta ai poveri della parrocchia. Questi bruti mi hanno disfatto il locale e lo rivoglio con tanto d'interesse, capito? Andate a farvi fottere tutti quanti siete e non toccate la mia roba. Ma chiudi il becco vecchio attrito e tu togli quelle manasse dalla mia roba. Faramuto e tutto animale di dosso, porco! Pidocchioso, piantatela! Gibbo! Gibbo, dove sei? E qui ce lo stanno mettendo nel... Fa qualcosa, Gipo, fa qualcosa, avanti! Insomma... Ma si può sapere che cavolo hai da ridere? Piantala, imbecille! Fa qualcosa piuttosto!
Oh, ma che fai? Aveva ragione il vecchio quando diceva che Adamo ed Eva non si sono mai sposati e tutta l'umanità è fatta da figli di puttana. Tenetevi pure la miniera e fateci una fabbrica di supposte. Signori, Gipo se ne va. Ma non come uno straccione. E dato che qui non vedo nessuna bandiera da alzare, vi pregherei di abbassare le brache. E voglio anche le signore in mutande. A lei l'onore, governatore. Svelta, signore. Erano 30 anni che un uomo non mi chiedeva di svogliarmi. E voilà, sono in deshabille. E tu che aspetti, bambola? Ma io non ho niente sotto. Bene, vuol dire che ci mostrerai il culo. Ho detto culo, padre. Se il nostro signore non si è vergognato a crearlo, non vedo perché dovrei vergognarmi io a nominarlo. Su, avanti, spogliati! Dai! Dove sei diretto, cowboy? Il più lontano possibile. E tu dove sei diretto? Dove sei diretto tu? Siamo ancora soci, no? Vedrai. Riusciremo a trovare qualche altra miniera in questo cavolo di paese. No, no. Ne ho abbastanza della civiltà. Io sono fatto per vivere solo. Sotto le stelle. E tu non riuscirai a infilarmi le pantofole. Oh. Quel tizio là chi era? Uno che ha ammazzato mio fratello. Mm. Ma tu quanti fratelli avevi? Non te l'ho mai chiesto. Beh, mio padre si è dato abbastanza da fare, sai. Non sarei mai lasciata scappare una. E se tu non hai figli? È solo perché non l'hai incontrato. Di un po', che fine ha fatto? Ma non lo so. L'ultima volta che l'ho visto, tanti anni fa, andava in quel paesino, come si chiama? Boston, sì, Boston. Boston? Ma Boston è una grande città, piena di gente. Adesso? Dopo che ci è passato mio padre. Ha 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 ha